Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Giugissima. In questo primo giovedì del 2021 ho deciso di parlare di buone abitudini, di come crearle per vivere meglio. Spesso mi chiedete come faccio ad essere così produttiva e costante in tutto quello che faccio. Sembra infatti sia facile fare ottimi piani, ma la questione cambia quando si tratta di seguirli, di entrare in azione, per esempio di andare a correre, andare in palestra, leggere di più, studiare di più e mangiare sano. Il mio segreto, se così lo si può chiamare, è quello di crearmi delle buone abitudini per tutte le mie priorità. Per fare ciò utilizzo delle tecniche che adesso condividerò con voi. Molti degli aspetti che tratterò oggi, soprattutto quelli un po' più scientifici, sono tratti dal libro The Power of Habit di Charles Duhigg, che esiste anche in italiano con il titolo Il potere delle abitudini. Vi lascio il link nel description box al libro in inglese e in italiano se vi interessa andarlo a vedere. È un libro che, se volete approfondire l'argomento, vi consiglio davvero di leggere perché spiega molto bene il meccanismo delle abitudini utilizzando esempi di persone che hanno radicalmente cambiato la loro vita in meglio. Inoltre il libro riesce anche a spiegare il successo di alcune società e organizzazioni, come ad esempio Starbucks, proprio utilizzando il meccanismo delle abitudini. Ma lasciando ora da parte il libro, questo video sarà strutturato in due parti. Nella prima parte parleremo di cosa sono e come funzionano le abitudini. E nella seconda parte condividerò con voi i quattro passaggi per creare delle buone abitudini e anche per perdere le cattive abitudini. Iniziamo quindi ora da una definizione di abitudine. Le abitudini sono sostanzialmente tendenze alla ripetizione di determinati comportamenti. In principio un'abitudine nasce come una decisione, una vera e propria decisione di fare qualcosa, ma con il tempo, con la ripetizione del comportamento che si è deciso di fare, esso diventa appunto un'abitudine, un comportamento automatico che non necessita più di una decisione ogni volta che lo si ripete. La ragione per cui le abitudini si formano sta nel fatto che il nostro cervello è sempre alla ricerca di modi per risparmiare energia e per autoconservarsi, potremmo dire che è un po' pigro, o forse che semplicemente ha un forte istinto di sopravvivenza. E un'attività che richiede al nostro cervello moltissima energia è proprio quella di prendere decisioni. La scorciatoia utilizzata dal nostro cervello in attuazione del suo istinto di sopravvivenza per risparmiare energie preziose è proprio quello di non prendere più decisioni e di basarsi e comportarsi secondo le decisioni prese in precedenza, creando quindi abitudini. E le abitudini si formano quindi proprio quando il cervello smette di partecipare alla decisione e il comportamento diventa automatico. Ma ora entriamo più nel dettaglio, nel meccanismo delle abitudini e cerchiamo di capire esattamente cosa succede all'interno del nostro cervello quando scatta un'abitudine. Questo processo consiste in un ciclo in cui si susseguono tre fattori. Prima di tutto c'è lo stimolo che dice al nostro cervello di mettere il pilota automatico e di seguire l'abitudine. Poi c'è la routine, che è il contenuto dell'abitudine, il comportamento che teniamo. E alla fine c'è il premio, che è qualcosa che desideriamo e che quindi aiuta il cervello a ricordare che vale la pena tenere quell'abitudine, mantenerla e ripetere quel comportamento. Grazie a questa sequenza, decodificando questa sequenza, è possibile programmare e riprogrammare qualsiasi abitudine. Vi faccio un esempio attuale. Prima della pandemia, pochi di noi probabilmente utilizzavano il disinfettante con la stessa frequenza e intensità con cui lo utilizziamo adesso. Quella di utilizzare il disinfettante sulle mani appena entrati in casa, nei primi giorni di circolazione della pandemia a inizio 2020, era una decisione che dovevamo in qualche modo prendere consapevolmente, cioè entravamo in casa e pensavamo mi devo disinfettare le mani perché sono stato fuori, quindi le prime volte che l'abbiamo fatto ci dovevamo ricordare di farlo perché magari prima, nel 2019, in tutti gli anni precedenti, non era un'attività che svolgevamo tutti i giorni o tutte le volte che rientravamo in casa. Magari ci lavavamo le mani, ma non utilizzavamo necessariamente il disinfettante. Tuttavia, con la ripetizione di questo comportamento, adesso, perlomeno io, quando entro in casa, mi disinfetto automaticamente le mani senza pensarci. Non devo più prendere una decisione per farlo, è un comportamento automatico. Ma analizzando questo comportamento, possiamo vedere che in effetti c'è uno stimolo, cioè il fatto che entriamo in casa dopo essere stati fuori, e come il cervello incontra questo stimolo fa entrare in gioco la routine, cioè ci guida verso il disinfettante e ci fa disinfettare le mani. Quindi avevamo lo stimolo, primo elemento, entrare in casa, la routine, che è il secondo elemento, e il terzo elemento è il premio e consiste nel fatto di sentirsi puliti, sentire che abbiamo le mani pulite
sentirsi sicuri, cioè sapere che possiamo mangiare, bere, toccare tutto quanto perché ci siamo disinfettati, questo è quindi il premio. La ripetizione di questa sequenza multiple volte fa sì che il nostro cervello, non appena riceve lo stimolo, inizi a desiderare immediatamente il premio e quindi sia in qualche modo spinto a svolgere la routine. Ricapitolando, quindi, l'abitudine è un ciclo composto da tre elementi più uno e quindi dallo stimolo, dalla routine, dal premio e dal desiderio che tiene in moto tutto il ciclo. Dopo aver compreso il meccanismo che regola le abitudini, passiamo ora ai quattro passaggi per sfruttarlo in modo da creare buone abitudini eliminando quelle cattive. Questa non è una formula magica, ma è un percorso di crescita personale, basato però su elementi scientifici, che deve essere adattato alle peculiarità e situazioni di ciascuno di noi. Quindi prepariamoci insieme a dover conoscere un po' di più noi stessi in modo da poter migliorare le nostre abitudini. Per semplicità iniziamo a scoprire come sostituire le cattive abitudini con delle buone abitudini, ricordando sempre che un'abitudine è un ciclo di stimolo, routine, premio, tenuto in movimento dal desiderio. Il primo passaggio consiste nell'identificare la routine, cioè la cattiva abitudine che vorremmo sostituire con una buona abitudine. Può essere veramente qualunque cosa ed è davvero soggettivo, potrebbe trattarsi per esempio di andare a correre tutti i giorni invece di guardare serie TV, oppure mangiare sano invece di mangiare merendine, oppure ancora leggere invece di passare tempo semplicemente a guardare i social. Solitamente queste sono cose che, anche se ci proponiamo e riproponiamo di fare e di cambiare, presto o tardi ci fanno cedere, come se non avessimo il controllo sulle nostre azioni. E quindi, in realtà, quasi senza accorgercene, ci ritroviamo a mangiare merendine tutti i giorni, a continuare a rimandare gli allenamenti che volevamo fare e magari a continuare a guardare post sui social che in realtà non ci interessano nemmeno. Il motivo per cui fino ad ora magari non siamo riusciti a cambiare queste cattive abitudini è dovuto al fatto che non conoscevamo il modo per riprogrammarle. Ma il primo passaggio per farlo e sfruttare il meccanismo delle abitudini è appunto quello di identificare la routine che vogliamo cambiare. Il secondo passaggio consiste nell'identificare il premio, cioè il terzo elemento dell'abitudine e la cosa che traiamo dal tenere un determinato comportamento. Che cos'è che ci spinge a mettere in atto la routine? Spesso in realtà non è così immediato. Ad esempio, molto spesso quello che il nostro cervello trae dal mangiare una merendina non è il nutrimento dato dal cibo, ma è spesso lo svago dato dal fatto che abbiamo una scusa per interrompere il nostro studio o il nostro lavoro. Ma, e qui vi do già un indizio per i passaggi successivi, in realtà quel premio si potrebbe ottenere anche svolgendo un'attività diversa e non mangiando la merendina. L'elemento del premio in ciascuna cattiva abitudine varia da persona a persona e non c'è una risposta uguale per tutti, e il modo migliore per scoprire qual è il premio che vi spinge ad avere determinate cattive abitudini è quello di utilizzare magari una settimana per provare diversi comportamenti in sostituzione della cattiva abitudine. Ad esempio, se durante un pomeriggio di studio ci sentiamo stanchi e normalmente ci alzeremmo e andremo a prendere una merendina, potremmo provare ad alzarci e fare il giro dell'isolato e poi tornare a studiare. Esaminando come ci sentiamo dopo, possiamo capire se il giro dell'isolato ci ha dato la stessa qualità di pausa, lo stesso premio che ci avrebbe dato la merendina. Il giorno dopo possiamo provare a telefonare a un amico invece, il giorno dopo ancora possiamo provare a fare stretching, a leggere un libro, potete sbizzarrirvi con diversi tipi di attività. Procedendo in questo modo, prima o poi troverete un'attività, una routine, che vi dà lo stesso risultato, la stessa soddisfazione che vi avrebbe dato mangiare la merendina. Così avremo identificato qual è il nostro premio, il premio dato dalla merendina, che ci viene dato anche da qualcos'altro. Il terzo passaggio consiste nell'identificare lo stimolo che fa scattare l'abitudine, e quindi il primo elemento del meccanismo della routine. Ci sono tantissimi tipi di stimoli, si può trattare di un orario, ad esempio alle 3 ogni giorno mangiamo una merendina, oppure di uno stato d'animo, ogni volta che mi sento stanca o stressata mangio una merendina, o ancora un luogo, ogni volta che cammino davanti a una certa pasticceria mi fermo e mangio un croissant, anche se in realtà vorrei smettere di mangiare croissant. Per identificare lo stimolo occorre fermarsi un attimo quando ci si sente spinti a cadere nella cattiva abitudine. Occorre fermarsi e pensare: che cos'è in questo momento che mi fa tenere questo comportamento? È perché sono le 3, perché sto camminando in un determinato luogo, oppure perché mi trovo in un determinato stato d'animo? In questo modo avrete trovato il vostro stimolo. Trovo che per
questi primi tre passaggi, quindi identificare la routine, il premio e lo stimolo, sia utile tenere una specie di diario, per esempio potreste utilizzare il vostro bullet journal, e scrivere tutto quello che scoprite riguardo a voi stessi, quindi qual è il vostro premio e quali sono i vostri stimoli e quali routine volete cambiare. Penso sia utile perché alla fine della riflessione potrete scoprire cose che non sapevate prima riguardo a voi stessi. Il quarto passaggio consiste nel pianificare la propria vita sostituendo alla cattiva routine della cattiva abitudine una buona routine, una routine positiva, ma mantenendo invariati lo stimolo e il premio. Soltanto se lo stimolo e il premio rimangono invariati possiamo riprogrammare la cattiva abitudine e sostituirla con una buona abitudine. Per questo motivo è molto importante essere onesti con se stessi riguardo ai propri stimoli e ai propri desideri nei passaggi precedenti di cui ho appena parlato. Ad esempio, tornando ancora una volta al caso della merendina, se mi rendo conto che ogni giorno mentre studio alle 3 in punto, e questo è il mio stimolo, desidero fare una pausa e la pausa è il mio premio, posso sostituire la merendina con un altro tipo di pausa, ad esempio 10 minuti di stretching oppure una chiamata ad un amico. Ripetendo questo comportamento per un po' di tempo e magari pianificandolo anche nel bullet journal, diventerà una buona abitudine, un comportamento automatico e finalmente ci saremo liberati dalle merendine se questo è il nostro obiettivo. Fino ad ora abbiamo parlato di come sostituire cattive abitudini con buone abitudini. Ma in realtà le buone abitudini si possono anche creare partendo da zero, semplicemente utilizzando lo stesso meccanismo. Ad esempio, per chi vuole costruire un'abitudine di andare a correre ogni mattina, mettersi la tuta da ginnastica appena alzato potrebbe essere un buono stimolo per far entrare in gioco l'abitudine, quindi la corsa, in vista di un premio che potrebbe essere un caffè caldo una volta tornati a casa o semplicemente le endorfine, quella sensazione di soddisfazione dalla fine della corsa. Vale davvero la pena essere costanti con le nuove abitudini nel primo periodo, perché il cervello richiede un pochino di tempo per riprogrammarsi, ma ad un certo punto le nuove buone abitudini diventeranno automatiche e ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi senza più dover utilizzare la forza di volontà. Se ricordate infatti quello che vi ho detto all'inizio del video, l'abitudine è un trucchetto, una scorciatoia che il cervello utilizza per risparmiare energie e forza di volontà. E noi possiamo utilizzare il trucchetto del nostro cervello per riprogrammarlo ed avere buone abitudini. In generale, quindi, creare e mantenere buone abitudini significa conoscere se stessi a fondo, conoscere le proprie motivazioni, i propri desideri, al fine di realizzare i propri obiettivi senza sentirne il peso. Non si tratta quindi di privazione fine a se stessa, ma di un percorso di crescita personale che richiede onestà verso se stessi ed impegno, perché soltanto con un po' di impegno si può avere la crescita, il miglioramento. Un'ultima considerazione che voglio fare riguarda la classificazione delle abitudini in buone e cattive. Quelli che ho utilizzato io con le merendine sono soltanto esempi. Infatti, mangiare merendine può essere negativo per una persona, neutro per un'altra o addirittura positivo per un'altra ancora. È tutto soggettivo, quindi dobbiamo sempre guardare a noi stessi, non tenere troppo in considerazione gli altri ed analizzare la nostra vita alla luce dei nostri obiettivi. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Seguitemi su Instagram per vedere come cerco di crearmi nuove buone abitudini per il 2021 e anche per sapere quando usciranno i prossimi video e rimanere aggiornati sulle Live Study With Me. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.